come un fattore di sviluppo economico importante per il nostro territorio. Questo è il tema principale del convegno tenutosi ad Ortezzano in occasione della 22ª Festa del Vino. Noi viviamo in un territorio a forte educazione turistica e agricola. Queste le parole del sindaco di Ortezzano, Giusy Scendoni, che ha sottolineato l'importanza della Val d'Aso e dei suoi prodotti, che determinano una grande ricchezza per il territorio. Siamo con la padrona di casa di Ortezzano, il sindaco Giusy Scendoni, in un posto tra i più suggestivi del suo paese. Siamo nell'enoteca per l'occasione della Festa del Vino. Questo splendido vicolo di Ortezzano si è trasformato in punto di ristoro. Tanto lavoro per catalizzare attorno a Ortezzano un momento di promozione del territorio ma anche culturale con i maggiori rappresentanti della nostra regione e attorno al vino ma anche alle nostre bontà, alle nostre bellezze. Io devo ringraziare tutti gli ortezzanesi perché veramente dietro questo evento che riesce a promuovere Ortezzano e tutto il territorio di Ortezzano, non solo a livello provinciale ma direi regionale e fuori dalla regione, c'è tanto volontariato di ortezzanesi che per mesi si spendono e lavorano gratuitamente perché tutto sia perfetto per questa occasione. Oggi è un momento particolarmente importante per Ortezzano perché abbiamo avuto la possibilità di confrontarci insieme ai rappresentanti della regione e ai maggiori rappresentanti delle istituzioni ma anche dei produttori vitivinicoli della regione su un tema importante come quello del vino come un fattore di promozione forte e di rilancio dell'economia del territorio. E qui ad Ortezzano ce la mettiamo tutta per far conoscere una vallata che ha tutto, ha storia, ha tradizione, ha prodotti enogastronomici di qualità, deve essere solo conosciuta. Il presidente della Camera di Commercio di Fermo, Graziano Di Battista, ha definito i comuni come piccoli gioielli, con una realtà culturale e artistica diffusa, veicolo fondamentale per la promozione territoriale anche nei mercati internazionali. Ma questa intanto è una delle tantissime iniziative del territorio, è un segnale di quello che noi rimarchiamo sempre, cioè che è un territorio che ha delle eccezionalità che sono apprezzate in tutto il mondo. Il vino in modo particolare, devo dire che nelle Marche segnaliamo che c'è stato un boom di esportazione, segno di qualità, di un miglioramento da parte dei nostri imprenditori e anche di un impegno di amministrazioni come questa di Ortezzano che ha saputo coniugare un ambiente che è eccezionale, iniziative di tipo culturale, io voglio ricordarne una per tutte, Pop Sofia, ma anche quella che è stata la valorizzazione della pesca della Val d'Aso, anche tutta un'altra serie di iniziative che ha fatto parlare di questo territorio non solo nelle Marche ma anche in Italia. Ecco, quest'insieme riesce a mettere al centro dell'attenzione quella che è l'eccezionalità di un prodotto vitivinicolo e di un vino che ormai viene apprezzato in tutto il mondo, ma che è apprezzato anche qui. Vediamo che la giuria popolare con un marchio coperto è riuscita a intercettare dei vini che erano gli stessi che tecnici avevano già scelto, quindi è veramente un segno di crescita complessivo. Stefano Isidori, presidente sommelier della provincia di Fermo, ha presieduto la premiazione dei migliori vini prodotti dalle aziende vinicole locali, decretata dalla giuria popolare e tecnica. Stefano Isidori, presidente del sommelier della provincia di Fermo, per rimarcare la bontà di queste etichette per il nono concorso enologico Città di Ortezzano. Le motivazioni tecniche di questa scelta? Allora, diciamo il concorso si divide in due tappe, in due parti, i vini bianchi e i vini rossi. All'interno della commissione della giuria ci sono due gruppi, la giuria tecnica e la giuria popolare. E diciamo che mentre la giuria tecnica valuta tutti quanti gli aspetti che vanno a determinare la piacevolezza e la qualità del prodotto,
la giuria popolare lavora proprio sul piacere di assaggiare questi vini. Ora erano 6 partecipanti per i vini bianchi e 6 partecipanti per i vini rossi. Per quanto riguarda i bianchi, diciamo, erano tutti vini 2014 della provincia di Fermo e erano Faleri, Passerini e Pecorini. Adesso il caso ha voluto che si piazzassero i primi tre, cioè fossero valutati come migliori dalla giuria tecnica e dalla giuria popolare i Pecorini, l'Offida Pecorino, e che sicuramente sono quelli che hanno dato una maggiore piacevolezza gustativa, dei profumi più intensi e più complessi. Per quanto riguarda i vini rossi, invece la scelta, la campionatura era molto più variegata, perché c'erano sia dei rossi piceni, ma rosso piceno superiore, c'era della Lacrima, c'erano delle IGT prodotte esclusivamente da Montepulciano piuttosto che da Ovaggi, perciò, ma addirittura di annate anche diverse, perciò poi anche qua la scelta dei prodotti è stata, diciamo, un po' più non complicata, ma un po' più attenta. Anche qui si è legato molto all'aspetto tecnico e a piacevolezza, e ha vinto la Lacrima di Morro d'Alba, ha vinto un IGT Marche maturato nel legno e ha vinto un altro rosso sempre territoriale, il nostro territorio. Le cantine, alcune più affermate, alcune più giovani. Alcune sì, ormai sono, diciamo, obsolete, sono vecchie a vincite di premi, ce ne sono altre che si sono invece imposte in maniera assoluta, perché era il primo anno che partecipavano al concorso e si sono imposte. Adesso non so, posso fare i nomi? Meglio di no. Ok, allora, per quanto riguarda i vini rossi, la giuria popolare ha scelto un IGT rosso della cantina Gemignani, e qui della provincia di Fermo, e per quanto riguarda la giuria tecnica, rosso ha premiato una Lacrima di Morro d'Alba dell'azienda Lucchetti di Morro d'Alba, e poi dalla sommatoria di tutti i punti è venuto fuori come rosso assoluto il Primo Delia, che è il IGT Marche Rosso dell'azienda Cent'anni qui di Montefiore. Per quanto riguarda i vini bianchi, erano i 3 Pecorini, uno dell'azienda Moncaro, e un altro era della viticola di Ruscia di Campofilone, e diciamo, l'assoluto era dell'azienda Terre Fageto di Pedasso. Questi sono i vini che hanno ottenuto i migliori punteggi. Una vendemmia fortunata, quella del 2015. Queste le parole di Paolo Mazzoni, presidente Coldiretti. Vendemmia 2015, come da previsioni, si sta rivelando una delle migliori vendemmie degli ultimi anni. Siamo molto contenti, perché è un aiuto in più anche a livello di positività, soprattutto da riversare poi nei mercati. E l'export, anch'esso da un paio d'anni, è in crescita anche a doppia cifra ogni anno. Al Vinitaly presentiamo i risultati dell'export. Una cantina, un'azienda vitivinicola oggi non può pensare di non avere una bella fetta di mercato all'estero. L'estero ha fame d'Italia, quindi i nostri prodotti e soprattutto il vino, che è il grande ambasciatore dell'agricoltura italiana all'estero, è il vero protagonista, può essere il vero protagonista dell'export italiano. Anche quest'anno un altro dato positivo è quello che la nostra produzione sarà maggiore di quella francese, quindi produrremo stimati più di 47 milioni di ettolitri, e quindi gran parte di questa produzione sarà importante anche grazie ai fondi che il PSR metterà in campo nei prossimi 5 anni. Sarà importante posizionare i nostri vini nei mercati europei e extraeuropei, perché abbiamo una maggiore garanzia per quanto riguarda sia il prezzo, quindi un prezzo leggermente più alto, e anche per quanto riguarda i pagamenti, che di solito vengono effettuati con bonifico e poi parte il vino. È una cosa importante di questi tempi, non tutti i settori se lo possono permettere, e oltre al vino di qualità e alla bottiglia, il grande valore delle Marche è quello che dentro la bottiglia può sicuramente mettere la faccia di giovani che hanno investito, e dietro a questi giovani c'è, come sempre, no? come sempre accade, una famiglia che da sempre coltiva la vita, e quindi è questo il grande valore che insieme al vino possiamo proporre ai nostri all'estero e agli appassionati di vino. A parlare del PSR, il piano di sviluppo rurale, la vicepresidente della Regione Marche Anna Casini e l'imprenditrice marchigiana Graziella Ciriaci. Altezzano, questa è un'iniziativa che quest'anno compie 22 anni, quindi importantissima, una grande tradizione,
Il PSR è stato approvato esattamente il giorno 15, il 16 abbiamo iniziato degli incontri con tutti gli amministratori per portare il PSR nel territorio, per farlo comprendere. Entro la fine del mese di ottobre usciranno i primi 3 bandi, molto importanti anche per quello che riguarda il vino. In un bicchiere di vino c'è tanto, c'è la tradizione, c'è la cultura, c'è la passione, c'è la chimica, c'è la tecnologia, ci sono tante cose e soprattutto c'è il legame con il territorio. Le Marche sono un territorio molto variegato, ogni prodotto e quindi ogni vino è legato in maniera indissolubile con il suo territorio. Nel PSR ci saranno anche altre misure molto importanti che riguardano l'innovazione e anche il biologico. Per il biologico, che ha un trend positivo, per cui c'è una crescita del biologico del consumo del 20%, ci saranno 80 milioni di euro sulla misura 11 e anche 4 milioni di euro sulla 10, che è quella che riguarda la biodiversità, e poi la 16, che è quella della cooperazione, dove il biologico ha anche molto spazio. Piano di sviluppo rurale, abbiamo parlato di incentivi, abbiamo parlato di progetti, sono stata sì relatrice per 10 anni del piano di sviluppo precedente e questo nuovo, per cui conosco bene le attività e diciamo anche quelle che sono le peculiarità di questi piani di sviluppo. Devo dire che sono un buon sostegno, tutti e 2 i piani di sviluppo sono stati e lo saranno un buon sostegno economico, ma io credo che la cosa più importante che abbiamo trovato nelle riflessioni del piano sviluppo rurale è che ci siamo resi conto che la persona, che il cittadino, che in questo caso l'operatore agricolo stesso, sono fondamentali affinché non si vadano ad avere, a recepire dei fondi o delle risorse economiche soltanto, ma affinché diventi proprio una crescita del fare bene, una crescita nel poter vendere bene, una crescita per portare economia buona, sana, vera in questi territori. Non sono poi mancati gli apprezzamenti delle altre autorità presenti. Mirella Gattari, presidente regionale della CIA Marche, oggi a Ortezzano per rimarcare le proprie richieste al neoassessore Casini per il piano di sviluppo rurale e l'OCM, in modo un occhio di riguardo per biodiversità e biologico. Assolutamente sì, partiamo dal presupposto che il biologico ha una crescita a 2 cifre ed è l'unico comparto veramente grande che sta facendo grande, è l'unico comparto che ultimamente sta dando delle risposte economiche necessarie alle nostre imprese agricole, quindi vogliamo assolutamente quest'occhio di riguardo per il biologico e chiediamo contestualmente il taglio della burocrazia, perché è questo elefante che ci appesantisce, che ci dà problemi. L'altra richiesta che ho fatto all'assessore è di avere grinta e tirare fuori i cosiddetti attributi quando ci saranno le riunioni per la spartizione dell'OCM vino, che finora è stato assegnato in base agli ettari di vitigno che noi abbiamo, e nella realtà noi dovremmo cominciare a pensare e a discutere questi finanziamenti europei non solo per l'estensione del vitigno ma anche per la qualità, perché noi abbiamo molte qualità e le abbiamo veramente grandi, quindi un occhio di riguardo per i nostri. Sindaco Paolo Calcinaro, la piazza del Popolo Fermo ha sempre aspettato spettacoli di folk, di rievocazioni del territorio, anche da Ortezzano, come i Massamurelli o Ortensia. Mancava la piciatura. Ma cosa dire, ha detto tutto il sindaco di Ortezzano, ma io credo che poi sia molto importante che la piazza di Fermo si apra appunto a tutte le eccellenze, le peculiarità del territorio, quindi quello della pigiatura chiaramente è un, come diceva Giusi, è la storia dei nostri territori, e quindi io sono veramente contento di questa possibilità che Ortezzano ci regala e che spero insomma i fermani sappiano apprezzare con una grande presenza. D'altronde stiamo cercando ogni weekend di dare qualcosa al nostro centro storico,
E quindi ormai i fermani devono sapere di affacciarsi in piazza nel weekend, perché qualcosa di certo troveranno. Quindi speriamo in questo scatto, in questo cambiamento, dove i primi protagonisti devono essere proprio i fermani. Presidente del Comitato Festa del Vino, Mauro Baldassarri, è lui l'artefice di questo grande evento che cresce ogni anno a Ortezzano. Tanto lavoro, ma anche tanti risultati, una festa che cresce ogni anno con tante novità e momenti culturali di promozione vera del territorio, come oggi con il convegno insieme all'assessore Casini. Sì, senza meno, ecco, come stavi dicendo, tanto lavoro, no? Infatti sono stanchissimo, siamo anche già tutti stanchissimi, abbiamo ancora un giorno di festa da affrontare. Siamo stati questa notte fino alle 4 del mattino con migliaia di persone che sono venute alla Festa del Vino da tutte le Marche e non solo. Oggi ho ricevuto anche una telefonata da Pesaro che mi diceva com'era il tempo, perché speriamo che tenga questo pomeriggio, perché non promette proprio bene, però intanto sono contentissimo, diciamo, ecco, del risultato raggiunto e speriamo, ecco. Poi, come stavi dicendo, non è solo diciamo una festa in sé come festa, ma è una promozione per tutto il territorio con i cibi e soprattutto con i vini. È la Festa del Vino, abbiamo 12 cantine su 12 stand gastronomici, dagli antipasti ai dolci. Qui siamo nell'area enoteca dove si servirà la tagliata, unita a vini e alle eccellenze delle cantine che propongono i loro vini alla Festa del Vino. E alla Festa del Vino di Ortezzano anche il neo consigliere regionale del Fermano, Francesco Giacinti, ad apprezzare e a conoscere un territorio ancora incontaminato come la Valdaso. Come l'ha trovata? La conoscevo, ma comunque sia, ogni volta che ci si torna per qualche motivo si apprezza ancora di più. Veramente uno splendore, un patrimonio culturale, naturale, di tutto rilievo, per tutta la regione, da far conoscere, da far apprezzare. Un po' è emerso questo tema principale, fare in maniera di promuovere questi territori, queste eccellenze, sia da un punto di vista naturalistico e anche da un punto di vista enogastronomico. È questa la vocazione che non possiamo certamente tradire. D'altro canto, dico sempre, se è vero che molte popolazioni del nord Europa vengono con gran piacere non solo per stare, ma acquistano terreni, abitazioni, poderi, insomma case, un motivo ci sarà pure. Noi che siamo qui da sempre non dobbiamo certo apprezzare queste cose perché è un riflesso condizionato dal fatto che ce lo fanno apprezzare altri. Dobbiamo essere noi protagonisti di evidenziare questo territorio, promuoverlo e renderlo una ricchezza di tutta la regione. Questo, la regione Marche d'altro canto si distingue per molte di queste peculiarità. Ed è che dobbiamo insistere in questa direzione. Il giro della Festa del Vino di Ortezzano, non poteva mancare un sindaco molto attaccato al territorio che porta avanti una battaglia per una mela del territorio. Sindaco Antonio Del Duca da Monte di Nove, ci siamo, tra un po' la grande festa attorno alla mela dei Sepillini ricomincia. Sì, l'evento è il 31 e il 1 di novembre, quindi 31 ottobre e 1 novembre, vi aspettiamo a Monte di Nove all'evento Sibillini Rosa, un evento basato sul prodotto tipico di qualità che è stato ormai riconosciuto da tutti ed è sicuramente un bene per tutto il territorio della collina e dei Monti Sibillini. Monte di Nove, borgo autentico, attorno alla mela rosa, un simbolo che rappresenta una vallata, un territorio, quello dei Sepillini, che cresce ed è coltivato solamente in questa zona. Ma diciamo, ormai lo conoscono tutti, non a caso ci hanno chiamato al Gheongheo, siamo ospiti il 24 di ottobre all'Expo, il 4 ottobre su Linea Verde uscirà un servizio sulla mela rosa che si svolgerà sull'azienda
Traini Graziella, quindi è un prodotto ormai affermato che bisogna soltanto ormai produrlo. Dobbiamo produrre più quantità di mele per dare un'economia agli agricoltori, poi sfruttarlo anche in cucina, sui ristoranti e dare un'immagine sia del territorio a livello turistico ma anche a livello regionale. Quindi un'opportunità di sviluppo e di lavoro anche per i giovani, come vediamo la pesca, il vino per la Valdaso Cortezzano, Monte di Nove, quindi la zona alta della Valdaso può scommettere ancora su questo prodotto che può richiamare anche turismo. Sì, io penso di sì. Oggi è venuta l'assessora all'agricoltura Anna Casini, anche lei ha dato un segno al nostro prodotto, ha ricordato che la mela rosa quindi è un prodotto che bisogna investire sui progetti del PSR, il piano sviluppo rurale che è uscito il 15 questo mese, e molti giovani devono veramente crederci e investire sull'agricoltura, perché ormai è un prodotto che ha un prezzo, ha un'immagine, ha un marchio, e quindi bisogna che i giovani veramente e le aziende credano in questo prodotto che noi abbiamo valorizzato sia come comune che come associazione Mela Rosa dei Sibillini.